Have you ever had a friend coming back from holidays and telling you, oh my god, these holidays are so authentic? And did you ever stop and think about those words? Authenticity. What is authenticity? Objectivism, constructivism, and postmodernism. The objectivism approach says that authenticity is about the original experience. Hence, tourism is never authentic under the objectivism approach. Then comes the constructivism approach. The constructivism approach is more of a symbolic approach. It says that the constructions of society render an experience authentic. And tourism does not fall very often under this category either. Then comes the postmodernism approach. The postmodernism approach does not range or classify the experiences, whether they are true or false. The existential authenticity belongs to this category of postmodernism. The existential authenticity says that you have to live the experience instead of just feeling it. For example, you have bodily feelings, or family ties, or self-making, or community, but you really live it. You're not just experiencing it. And this is the vision of tourism and of authenticity that is closest to our way of being a tourist nowadays. What is sure is that objectivism is the theory that is most further from what we are as tourists in our era, and we can therefore wonder whether we are losing our authenticity as tourists. Insieme al costume cambiano anche le manifestazioni tradizionali. I crotonesi hanno questo vincolo con la Madonna, che è poi un fenomeno diffuso anche sul territorio. È l'occasione per cui tanti ritornano per questo motivo. Ogni 7 anni comunque c'è la festa grande e il pellegrinaggio è questo, cioè viene portato il quadro originale. Però tra i trainato dai buoi, ogni 7 anni si fa questa, andata e ritorno da capocolonna. Però il quadro grande originale si porta in processione durante la settimana per la città di Crotone. Specialmente i ragazzi che studiano fuori tornano tutti. La nuova generazione vuole riprendere la tradizione, perché perdendo le tradizioni noi perdiamo i valori. I valori non possono lasciati mai. Con la tradizione e noi possiamo anche vivere bene oggi. Secondo me questa è la bella tradizione italiana che dobbiamo continuare e vivere. È una festa dove i figli sono radunati insieme per onorare, ricordare una cara mamma. Il cuore della mamma di Capocolonna batte in voi. È veramente... La tradizione non è di oggi, è una tradizione antichissima. Così siete veramente fortunati. Secondo me dobbiamo riscoprire la bellezza di Crotone. Noi sempre parliamo male, ma dobbiamo parlare bene. Vedendo qui a Crotone avete una ricchezza grande. No, io vivo in un paese dove sono presenti queste tradizioni, ancora si vivono, è bello. Poi di tanto in tanto magari c'è il parroco del paese che comunque ci tiene a farle venire su, sempre meglio, un po' di più, insomma. Vanno e vengono, diciamo, però non si perdono, secondo me. Allora, non so come sia la processione, perché è la prima volta che vengo qui. Immagino sia qualcosa di simile ad altre feste patronali, tipo quelle del mio paese, o comunque di tanti posti in Calabria, dove le tradizioni sono comunque abbastanza sentite. Comunque le cose importanti, quelle più grandi, comunque rimangono.